Partiamo naturalmente col primo capitolo nel quale vedremo le cause che hanno portato allo scoppio della Prima Guerra Mondiale e i primi avvenimenti del conflitto. Prima di partire, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. 28 giugno 1914. Lo studente bosniaco Gavrilo Princip uccide con un colpo di pistola alla testa l'erede al trono d'Austria, l'arciduca Francesco Ferdinando, mentre questo sta attraversando in auto scoperta le vie di Sarajevo. L'attentatore fa parte di un'organizzazione irredentista che ha la propria base in Serbia e che gode di una certa tolleranza da parte del paese. Tuttavia, questo basta a scatenare la reazione del governo austriaco, convinto da tempo della necessità di impartire una dura lezione alla Serbia. Ed ecco quindi che un attentato terroristico non solo diventa un caso internazionale, ma mette anche in moto una serie di reazioni che porteranno l'Europa in un conflitto di proporzioni mai viste prima. L'attentato di Sarajevo è anche un esempio di come il corso della grande storia può essere influenzato da eventi minori, da singole decisioni individuali. Chissà cosa sarebbe successo se a Sarajevo i servizi di sicurezza fossero stati più efficienti. Nessuno può dirlo. Va anche detto però che nell'Europa del 1914 esistono già tutte le premesse per una guerra, ad esempio rapporti tesi tra le grandi potenze, Austria contro Russia, Francia contro Germania, Germania contro Inghilterra e ancora la divisione in blocchi contrapposti, Germania, Austria, Ungheria e Italia da una parte, Inghilterra, Francia e Russia dall'altra. La corsa agli armamenti, tra cui, come vedremo, il riarmo navale tedesco. E infine le spinte favorevoli alla guerra interne ai singoli paesi. L'attentato di Sarajevo fa esplodere tutte queste tensioni, che chissà, magari avrebbero potuto rimanere lì, latenti. Invece governanti e capi militari portano una crisi locale a trasformarsi in un conflitto generale. Il primo combattuto sul vecchio continente dopo le guerre napoleoniche. E così il 23 luglio l'Austria invia un ultimatum alla Serbia. Il secondo passo lo fa la Russia, garantendo alla Serbia il proprio sostegno. Per cui, forte dell'appoggio russo, il governo serbo accetta solo in parte l'ultimatum, cosa ritenuta assolutamente insufficiente da parte dell'Austria, che così il 28 luglio dichiara guerra alla Serbia. La reazione del governo russo è immediata. Infatti il giorno dopo si ordina la mobilitazione delle forze armate. Questa azione viene interpretata dalla Germania come un atto di ostilità nei suoi confronti. E così il 31 luglio il governo tedesco invia un ultimatum alla Russia, intimandole di interrompere subito i preparativi bellici. Tuttavia l'ultimatum non ottiene risposta e così dopo 24 ore la Germania dichiara guerra alla Russia. Siamo al 1 agosto e la Francia, legata alla Russia da un trattato di alleanza militare, mobilita le proprie forze armate. La Germania così lancia un nuovo ultimatum, questa volta alla Francia, e non ottiene risposta. E così il 3 agosto dichiara guerra anche alla Francia. Per cui è il governo tedesco a far precipitare gli eventi e a condurli verso lo scoppio della guerra. Ma come si spiega un impegno così forte della Germania in una crisi che tutto sommato non toccava direttamente nessuno dei suoi interessi? La Germania soffre da tempo di un complesso di accerchiamento, ritenendosi soffocata nelle sue ambizioni internazionali e desidera inoltre assicurarsi degli sbocchi commerciali nel mondo. Nel 1888 era salito sul trono il Kaiser Guglielmo II di Germania, un giovane governante determinato a dirigere la politica da sé, tanto che dopo le elezioni del 1890 ottiene la dimissione del cancelliere Bismarck, con il quale la Germania si era assicurata una forte presenza in Europa, tramite un'alleanza con l'impero austro-ungarico e l'Italia e un'intesa diplomatica con la Russia. Così gran parte del lavoro dell'ex cancelliere viene disfatto negli anni successivi, quando Guglielmo II non rinnova il trattato con i russi, offrendo così alla Francia l'opportunità di concludere un'alleanza con la Russia nel 1894. E la Germania prosegue la sua politica bellicosa rifiutando anche un trattato con Inghilterra e Giappone, proposto da Chamberlain per trarre vantaggi per tutti nel Pacifico, e aumentando così di fatto l'attrito con le potenze europee. Non bisogna nemmeno dimenticare, come ho citato poco fa, la corsa tedesca al riarmo navale. Infatti il Kaiser è convinto che solamente un grande rafforzamento della marina tedesca potrà rendere la Germania una potenza mondiale. Tuttavia la politica di riarmo navale tedesca
è vista come una sfida al dominio navale di quale nazione? L'Inghilterra. E questa politica porta a un'alleanza anglo-francese nel 1904 e a un'altra tra Russia e Regno Unito nel 1907. Ma ci sono anche altre motivazioni militari. Infatti la strategia di guerra dei generali tedeschi si basa sulla rapidità e sulla sorpresa. Il piano di guerra elaborato nei primi del Novecento dall'allora capo di Stato Alfred von Schlieffen, dando per scontata la guerra su due fronti, prevede prima un massiccio attacco contro la Francia, che deve essere sconfitta in poche settimane. Raggiunto questo obiettivo, poi il grosso delle forze deve essere indirizzato contro chi? Contro la Russia, naturalmente. Presupposto essenziale per la riuscita di questo piano, quindi, è la rapidità dell'attacco dalla Francia e della sua sconfitta. E per questo è previsto che le truppe tedesche passino dai Paesi Bassi e dal Belgio, nonostante questo si dichiari neutrale. Ciò permetterebbe di puntare dritto a Parigi in poco tempo. Il generale Helmut Johann Ludwig von Moltke, successore di von Schlieffen, come capo di Stato Maggiore dell'esercito, decide di accorciare il fronte ed esclude i Paesi Bassi dalla manovra. Confidando nella lenta mobilitazione della Russia, sul fronte est vengono lasciate solamente 10 divisioni, considerate più che sufficienti a trattenere la Russia fino alla sconfitta della Francia. E così il 4 agosto i primi contingenti tedeschi invadono il Belgio per dirigersi in Francia. Tuttavia, la violazione della neutralità belga non solo scuote l'opinione pubblica europea, ma influisce anche sulla decisione della Gran Bretagna di entrare in guerra. Gli inglesi infatti non possono tollerare l'aggressione a un paese neutrale che si affaccia proprio lì sulle coste della Manica. E così il 5 agosto l'Inghilterra dichiara guerra alla Germania. E l'ingresso in guerra della Gran Bretagna rappresenta per i governanti tedeschi il primo grave scacco, perché hanno sottovalutato la reazione dell'opinione pubblica inglese e hanno subordinato alle esigenze militari qualsiasi considerazione politica. Ma non solo il governo tedesco. In quei giorni un po' tutti i governi sottovalutano quello che sta per scoppiare, sottovalutano la gravità dello scontro che si sta andando a preparare. Fra tutti i politici, del resto, esiste la convinzione che un'eventuale guerra, che ognuno sbagliando immagina breve, contribuirebbe a soffocare i contrasti sociali e a rafforzare le posizioni dei governi e delle classi dirigenti. E in effetti, almeno all'inizio, in tutti quegli stati coinvolti nel conflitto, le forze pacifiste trovano scarso appoggio in un'opinione pubblica mobilitata a sostegno della causa nazionale. E le grandi città si riempiono di manifestazioni favorevoli al conflitto. Intellettuali di prestigio e maestri di scuola spiegano la necessità della guerra. E nemmeno i partiti socialisti riescono o vogliono sottrarsi al clima generale di unione sacra. Solamente in Russia e in Serbia, dove il movimento operaio è emarginato dalla vita politica, i socialisti mantengono un atteggiamento di forte opposizione alla guerra. Lo scoppio del conflitto nel 1914 segna la fine di un lungo periodo di pace e di sviluppo economico per l'Europa, noto anche come Belle Époque, e pone anche fine a un ancora più lungo periodo di stabilità nella politica europea, iniziato nel 1815 con la sconfitta definitiva della Francia napoleonica. La Seconda Internazionale, nata come espressione della solidarietà tra i lavoratori di tutti i paesi e impegnata nella difesa della pace, smette di fatto di esistere. E questa, in fondo, è la prima vittima della Prima Guerra Mondiale. Bene ragazzi, il primo capitolo si conclude qua. Per la fonte che utilizzo vi lascio i dettagli in descrizione. Spero che sia stato interessante. A me non resta altro che ringraziarvi della visione. Vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Se il video vi è piaciuto, naturalmente lasciatemi un bel like. E noi ci vediamo ai prossimi capitoli. Ciao!